Guardate come sono esplose le foglie dell'albero. E seguitemi. È come fare un puzzle. Prestiamo lo sciroppo. Chiudiamolo. Tagliamo, tagliamo, tagliamo. Inseriamo la testolina. Accendiamo. Ciao ragazzi! Dopo aver costruito la casa sull'albero, lo potete vedere qui. Oggi la decoriamo. La prima decorazione l'ha già fatta madre natura. Guardate come sono esplose le foglie dell'albero e ora la casa è letteralmente... Matti, cosa stai facendo? Stava facendo l'antifurto, credo. L'antifurto della casa sull'albero. Trappole. Sì, perché oggi la decoreremo, quindi diventerà effettivamente più preziosa. Più bella. E più sicura lo è già diventata. Guardate qua il parapetto. E ora iniziamo a decorare. Seguitemi. Qui sotto la finestra metteremo un portafiori. In realtà è un portacose da bagno. Esatto. Che abbiamo preso all'IKEA, ma era piccolino, puccioso e perfetto per la nostra casetta. Sì. Ci siamo le viti. Non lo facciamo sulle perline che non terrebbero, ma su questo correntino interno. Vediamo se sono stata precisa. Yes, perfetto. Fioriera inserita. Una fissata. E finalmente ci mettiamo le piantine finte noi. Sì, ringraziamo la nonna che ci ha prestato le sue vecchie piantine finte, così il nostro balcone sarà sempre fiorito. E per chi entra una sorpresa, un messaggio di benvenuto. Ci mettiamo una vecchia lavagnetta, anche questa, la pistoliamo e l'attacchiamo alla porta. Dove, notare, abbiamo messo la maniglia per poterla chiudere sempre di corda. Ma chi è la più bella del mondo? Sì, ti faccio il bagnetto. Sono iniziate le pulizie, sia quelle a terra, a causa di tutti i lavori che abbiamo fatto, sia quelle al tronco dell'albero. Ripuliamo un po' la corteccia, ma superficialmente, guardate ovviamente. Guardate il corino che si pulisce. Oh, pulisce anche l'ascella, mi raccomando, guarda qua sotto. Ecco, così anche non puliamo la mamma. È come fare un puzzle. Io ho ritagliato questa moquette, che sembra un po' erba finta, di modo da farle abbracciare l'albero. Come vedete, sarà come avere un piccolo prato all'interno della nostra casetta sull'albero. Fai il giro giro dietro là, Mati. Tu che sei okay. Piccolina, perché quella per me è zona off limits. Non riesco assolutamente ad entrare. E poi bisogna fare ginnastica. Hai ragione. Prima di entrare nella casa bisognerà sempre fare stretching. Se in casa gli armadi non bastano mai, nella casa sull'albero non bastano mai le mensole, i portalgetti. Il bello di avere una casa sull'albero è che non ti mancano le piante all'interno, vedete? Le foglie sono spuntate anche qua, sono spuntate qua, sono spuntate là, sono spuntate qua, sono dappertutto. Questa è una vecchia cassetta dell'IKEA che abbiamo smontato e riciclato, perché come dice Rocky, Ale, riciclare è meglio che buttare. Ma noi siamo anche dei grandi giocheroni, ragazzi. Allora, mentre decoriamo la casa, cosa facciamo? Giochiamo. E nel mobile che abbiamo appena installato oltre alle mensole sulla casa, guardate che carino, eh? Super stabile anche sotto la finestra, abbiamo il nostro primo gioco da mensola. E allora, prima di giocare, dobbiamo fare il giro di scatola. Ma cos'è un gioco da mensola? Ovvio, è un gioco che si appoggia sulla mensola e si gioca sulla mensola. Oltre a essere particolarmente carino e puccioso, questo si chiama Fish Club. È una sfida di coppia, si gioca uno contro uno. Ogni giocatore riceve 9 pesci del suo colore, 2 ippocampi, una conchiglia, 2 pesci gialli e una stellina. È bellissima la postazione, guardate dove sono. Sei appoggiata su un ramo, con i piedi su un altro. Vai Matti, cominci a giocare. Giochi che accadono solo nella casa sull'albero. Metto il mio primo pesce. Il fondale è irregolare, per cui li spara un po' dappertutto. L'obiettivo è quello di creare un banco di 5 pesci che devono toccarsi fra loro. Mette il prossimo. Ma ti va vicino? I pesci o gli altri animali marini di colore diverso servono per scombinare. Ti ha scombinato, i giochi all'avversario. No, no mamma, non si fa. Guarda, adesso mi organizzo e creo un'area di pesci blu. La mamma ha creato un'area di pesci rossi. È blu contro rosso. Vai Mati. Si gioca all'ippocampo. La forma poi è anche strategico il gioco, perché la forma dell'ippocampo distrugge l'insieme degli altri pesci. Mati a 3, la mamma a 3. La mamma disturba e Mati resta a 3. Sono ancora vicini, mi raccomando, devono sempre 4? Toccarsi i pesci. Si stanno toccando. Devo separarli. Ci prova con l'ippocampo. Non è che sia sceso benissimo, eh. Mati potrebbe avere il pesh point, cioè il match point, cioè... Sì, ha vinto. Verifichiamo se tocchino tutti. Sì. Ale, hai perso in fondo al bar. Ma l'acquario lo lasciamo qua, vero? Che carino. Sì, lo riempiamo tutto di pesciolini. Esatto, sì. E poi quando uno entra a trovarci la casa sull'albero, può subito giocare al completo.
Nella casa sull'albero è sempre un momento di festeggiare. E per farlo abbiamo realizzato, nella pausa tra la partita e questo, il tavolo da casa sull'albero. Wow! Certo, bisogna festeggiare anche con l'aperitivo. La carta igienica? Sì, guarda, ho fatto anche il porta carta igienica. Perché anche se non c'è il bagno, la carta igienica a cuoricini è sempre utile. Brava, è sempre utile. Guarda il meccanismo. Con il cordino e un sistema. Qua. Giusto, è un sistema di cerniere sapientemente studiato. Ta-da! Oh, ma che meraviglia! Hai visto che sciccheria? Ragazzi, tutto fatto rigorosamente a misura. Il giallo e la mamma azzurra, ovviamente. Versiamo lo sciroppo. Acqua! Rigorosamente frizzante. Vedi che serve la carta igienica? Il suo primo uso, la pulizia del tavolo. Ma ti dobbiamo fare cin cin? Eh sì, questo è il tuo bicchiere. Ok, grazie. Cin cin! Viva la casa sull'albero! Chiudiamolo. Guardate che meccanismo, ragazzi. Insisto perché ho dovuto studiarlo centimetro per centimetro. Là sopra la mensola funge da porta bicchieri. Ecco qua. E con l'accetto il tavolino non cade. Ora mica è finita qui, ragazzi, perché le nostre pareti non sono ancora tutte complete. Abbiamo preparato, guardate, infatti, che carina, che bello, l'erba sintetica con i calzini, è troppo forte. È bella comoda, vero? Qui abbiamo tutti i nostri amici animali. Anche noi siamo animali? Certo, sì, siamo anche noi animali. C'è il nostro gioco 2 in 1 con i sabbiarelli, che potete sia sabbiarellare che giocare. C'è il gioco di trilli che abbiamo fatto con la colla, la tricolor challenge, è vero, Mati? E poi abbiamo gli uccellini della nostra casetta degli uccellini. Guarda, ragazzi, che carini. La cincia allegra, il petirosso, Trilli in versione naturale e polpetta. Ed ecco qui il risultato finale. E ora è il momento di un altro brindisi. Ma no, ragazzi, è il momento delle tende. Useremo questa tendina dorata. Tagliamo, tagliamo, tagliamo e incolliamo con la colla a caldo. Basta appiccicare. Si su. Alza e giù. Che scuro con le tende. Per fortuna noi abbiamo già le lampadine. E le lampade su cui metterlo. Lampade pucciosette, guardate, sono tre omini che grazie alla lampadina acquisiscono la testa. Ale, però quella rosa deve montarla a macchia. Non abbiamo un'idea, come nei cartoni, lampadina. Avremo tre idee in questa fantastica casa sull'albero. Adoro. Metti i piedi sul ramo. Vai. Ramo fa da sedia. Dammi fa da scala. Inseriamo la testolina. Accendiamo. E wow! Funziona. Che è successo? Io non scherzo. Ah, ok. Quanta luce! Oh, adesso sì che c'è luce. Quella che ci serve non per ci vedo, scherzavo. Finire di arredare la casetta. Visto la scarsa sicurezza della porta, abbiamo investito nella cassaforte. Tanto nessuno sa la combinazione. Occhio. No, se la ricorda? No, la porta! Boh, ma noi dobbiamo saperlo. Potrebbe stare bene, guarda, su quel ripiano lassù in alto. Dai a me che lo porto. Ah, giusto qua. Ok, così il lato deve pure essere alto. Per la rubrica decorazioni pucciose, voilà! Il batterino pucciosino! C'è tazza, c'è tutto. A te le tazze no. È super kawaii. C'è anche lo sciacquone. C'è anche lo sciacquone. Guarda, potremmo metterlo lì. Con così. Vista sui vicini. Esatto. E soprattutto sul paesaggio. E ci ricorderà che qui non c'è il bagno. Altri decorazioni. Certo. È il momento delle ciambelle. Guarda che bene. Così riempiamo anche l'ultima mensola. E ci ricordano che qui non c'è la cucina. Giusto. Ma ci porteremo però da c'è mangiare. Il bar. È vero, avete visto? Per l'aperitivo con vista sui nostri fiori. Ci sono altre decorazioni? Purtroppo no. Magari vivendo la casa poi ci verrà in mente. Il bello arriverà al terzo episodio, quello in cui dormiremo in questa sciccheria creata. E a proposito di sciccheria, diamo un'ultima occhiata all'esterno dove abbiamo fatto una rifinitura. Quando esci dalla casa si notano le cornici. Abbiamo incorniciato la porta per darle bellezza. E anche il battiscopa. E abbiamo messo anche un battiscopa per togliere le brutture che c'erano lì in basso. Il tocco finale, la lanterna, ragazzi. Non l'accenderemo adesso perché c'è tanto vento, ma soprattutto perché l'accenderemo nel prossimo video. Brava! Quando ci andremo a dormire all'interno. Per questo, che ragazzi, sarà buio, infatti. Molto buio e io vi spierò da fuori perché non ci sto dentro.
Ma come? Sì. E soprattutto occhio alle foglie, saremo invasi, coperti da foglie dappertutto. Crescono sempre di più, ragazzi. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione. E non bagnate le piante finte. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao.